Percorrendo via Carlo Pisacane a Fano, il tratto di nazionale nei pressi della stazione ferroviaria, un fantasma industriale incombe con le sue generose dimensioni sul prospetto stradale, con un ammasso di cemento, lamiere arrugginite e finestroni rotti dallo spettrale aspetto, soprattutto di notte. È l'ex mulino Albani che si estende su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati tra la statale 16 e la linea ferroviaria adriatica, che certo a pochi metri dal centro cittadino non rappresenta un bel biglietto d'ingresso alla città né per chi vi arriva in auto né per chi scende dalla stazione ferroviaria e si sente proiettato in un castello degli orrori. Ora questo residuato industriale verrà raso al suolo e troverà posto un più rassicurante e familiare supermercato di 1.300 metri quadrati e annesso parcheggio ed uno sviluppo di infrastrutture adeguate al contesto urbano. Dal punto di vista del beneficio del pubblico, oltre a non vedere più quel manufatto degradato, c'è anche quello di rendere più funzionale il nodo di scambio del trasporto pubblico attraverso una rotatoria in fondo a via Vittorio Veneto. Una rotatoria che consentirà anche agli autobus di entrare meglio nel nodo di scambio della stazione ferroviaria. Oltre a questo vi è verde pubblico, vi sono marciapiedi messi in ordine, quello è un punto dove queste infrastrutture sono molto sofferenti, e poi viene realizzata anche una pista ciclabile. È uno standard di parcheggi ad uso pubblico molto ben dimensionato, e quindi sì, c'è un intervento commerciale. Con la prima fase prevede una realizzazione di 2.000 metri quadri di superficie utile lorda, con una proposta commerciale che ha una superficie di vendita di circa 1.300 metri quadri di superficie utile lorda. Questa è, diciamo, la natura dell'intervento, che è prossimo, cioè io ritengo che nel giro di pochi mesi possa cominciare a essere realizzato.